Recependo diciamo così, le indicazioni del tavolo di presidenza, volevo iniziare con delle caute e meditate parole riguardo alla polemica di Bossi verso Maroni e volevo dire che mi sono rotto i coglioni. È chiaro a tutti, credo, chi non è d'accordo esprima il suo dissenso, che chi deve fare il passo verso Maroni in questo momento è Bossi. Poi a noi non serve una conferenza stampa, non serve un'agenzia sui giornali, quelle robe dal Partito Democratico, a noi basterebbe, e mi dispiace che non sia qua oggi, una stretta di mano che chiude questa pagina che ci sta impedendo, nonostante il culo che ci facciamo, di andare avanti. Perché noi... collettivo, appena ce ne rendiamo conto stiamo meglio, purtroppo oggi siamo l'imitazione di Crozza e la gente quando ti incontra per strada continua a chiederti se sei bossiano o maroniano, anche se abbiamo fatto i congressi. Quindi Bossi deve fare questo passo e visto che gli vengono riferite tutte le stupidaggini di questo mondo, spero che qualcuno in sala o se c'è qualche tipo di diretta streaming, cioè, ecco, che magari ci stia ascoltando, perché non è una cortese richiesta. Io penso che sia una cosa che viene richiesta, ma non è che la richiediamo, noi la esigiamo come base, questo passaggio. Non è che è una base. Detto questo, non venitemi a parlare di espulsione di Bossi. Non venitemi a parlare di espulsione di Bossi, perché io se no vi invito, chi vuole l'espulsione di Bossi, a chiudere gli occhi un secondo e immaginare non la storia dell'umanità, dove sarebbe lui in questo esatto momento se Bossi non si fosse inventato la legge. A me viene sempre in mente non tanto la mia situazione personale, che non so, forse Pasini di Telepadania può darvi un'idea di dove sarei, mi viene in mente sempre questa targa da commercialista con scritto Giancarlo Giorgetti, quando penso se Bossi non fosse entrato in politica, no? O quest'altra con scritto dentista Roberto Calderoni, per darvi l'idea, capito? E pensate questa cosa a ognuno di voi. E perché Bossi ha fatto un miracolo e ve lo dice uno che l'anno scorso insieme a tanti altri si è fatto un mazzo così perché si cambiasse segretario federale. Però Bossi ha fatto il miracolo, uno, di fondare la Lega, e due, il secondo miracolo siamo noi che siamo la seconda generazione della Lega. Noi siamo più o meno tutti, vedo qualche diversamente giovane, ma la gran parte qui dentro è nata negli anni 80 e siamo quelle persone che intorno ai 10 anni, 12 anni, 14 anni hanno cominciato a sentir dire in casa, a scuola, in televisione Bossi ha detto, Bossi ha fatto. Noi eravamo bambini, almeno a me è successo così, ero bambino, chi è Bossi? A un certo punto mi viene a chiedere dov'è questo Bossi? E a un certo punto curiosità, tira curiosità, lo vedi in televisione e con quella voce lì, che se sentite la voce di Grillo rispetto alla voce di Bossi, del Bossi del 94, è una pagliacciata davvero, perché quella era una voce che arrivava anche a me che ero bambino. Io non vi racconto la storia della mia vita, però questo pezzetto ve lo volevo dire, a 8-9 anni sostanzialmente trascino mio fratello al comizio di Bossi al palazzetto. Praticamente sento questo comizio di Bossi e rimango talmente esaltato, questa è la mia storia personale, che giocavo a mini basket, stavamo andando a un torneo a Forlì, praticamente superato il po', io attraverso il pulmino vado all'allenatore, avevo 8 anni, e dico io mi dichiaro prigioniero politico. Mi corregga se sbaglio, io mi ricordo benissimo che mi ha raccontato che lui è entrato in Lega perché una volta era a Pontida da qualche parte, a un comizio di Bossi, un comizio come questo, e lui era convinto che Bossi stesse parlando solo con lui. Poi c'era un po' l'alcol, è vero, va bene, non era solo.
Brignoli, Brignoli nelle valli bergamasche si girava d'estate tutte le feste di Bossi, tutte le feste della Lega, col ciao per le valli bergamasche, per sentire quello che ovviamente era lo stesso discorso di Bossi, perché Bossi giustamente una settimana parlava più o meno delle stesse cose, ma lui era contento. Quindi io direi di fare un applauso al Brignoli sul ciao. Bossi ha fatto il bersaglio umano per le bombe della NATO a Belgrado. Basti questo. Non ho fatto lungo, ma la gente che comunque a tutti noi, l'11 marzo del 2004, se voi ci fate caso vi ricordate tutti dove eravate, con chi eravate e come avete avuto la notizia. Perché è stata una disgrazia vera, non è stata una notizia della televisione. E quel giorno lì noi ci siamo accorti, almeno io me ne sono accorto solo quel giorno, che Bossi era un essere umano. Da quel giorno in poi ho capito che era un essere umano con le sue luci e le sue ombre, un essere umano che ha fatto i suoi errori, e a Bergamo l'abbiamo detto. Però quello che deve capire, qualcuno glielo faccia capire, è che a Bergamo noi non abbiamo fischiato Bossi, noi abbiamo fischiato i cortigiani che si nascondevano dietro Bossi per fare i loro capi. Scusate se torno su questi fatti, però è importante perché è passata purtroppo la vulgata, ah ce l'avevano con Bossi, hanno fatto fuori Bossi, a Maroni, eccolo là, hanno detto cose terribili, hanno fatto le scarpe, eccetera, eccetera. E anche per quanto riguarda noi giovani padani, noi abbiamo fatto una certa polemica, soprattutto in provincia di Brescia, quando c'è stata la candidatura del Trota. No, va bene, però al di là non voglio tornare sul passato, voglio solo chiarire una cosa del passato. Noi della candidatura di Renzo Bossi non ci ha dato fastidio che uno magari poco capace, che non aveva fatto la gavetta, ci passava davanti a noi che avevamo un'anzianità di militanza. Noi a questo siamo abituati, abbiamo fatto una religione zen. Quello che ci dava fastidio era che Bossi preferiva il suo figlio biologico a ognuno di noi che in modo diverso ci riteniamo comunque, almeno io mi ci ritengo, suo figlio. E penso che la stessa cosa possa valere per voi, soprattutto per lui. Questo lo deve capire. E se qualcuno glielo spiega, secondo me questa pagina la giriamo. E possiamo andare avanti, dopo che abbiamo girato questa pagina. Bossi un padre, non un padrone, dice bene Aurora Lussana. Aurora Lussana, piccola parentesi, quando pioveva la merda nel 2012, scandali eccetera, tutti i geni della televisione, della nostra ex dirigenza che vedevamo scomparsi, compaiono in televisione Aurora Lussana, vabbè a parte Maroni, Aurora Lussana e Matteo Salvini. A un certo punto, ragazzi, c'è un po' di merda, potete dire, sì, subito. Questo coraggio soltanto due come loro potevano tirarlo fuori, e li hanno tirati fuori perché sono probabilmente le due speranze per l'avvenire che abbiamo in settori completamente diversi. L'Aurora sta cercando di fare un bellissimo giornale al meglio delle sue possibilità, non ce n'è certo bisogno di un altro, e Salvini sta cercando di fare il segretario nazionale al meglio delle sue possibilità. Tutto quello che non ci serve è il continuare a guardare al passato, a dire ni, è successo così, a fare la moviola del 2012. Per questo ne parlo ancora, perché volevo chiarire queste due cose. Ma da adesso davvero bisogna voltare pagina. E si dice ci ha salvato Maroni, è vero, ci ha salvato Maroni perché ci ha salvato dal naufragio. E non solo ci ha salvato dal naufragio, ha pensato anche di vincere in Lombardia, perché non gli bastava riportarci al 4%, ma vinciamo anche in Lombardia. È stata anche, posso dire, anche un po' una botta in culo, C'è andata anche bene, candidato avendo un po' di simpatico con gli anglosoli, era tanto difficile, nel senso. Però, non è al merito, tutti dicono non è al merito, noi siamo in confidenza, posso dire, cincinino di culo ce l'abbiamo.
Però chiaramente non basta il culo, ci vogliono i marroni. L'ultimo manifesto delle opinioni, no? E stavo dicendo appunto, ci ha salvato e non mi interessa tanto come abbiamo vinto la Lombardia sinceramente, perché c'è quest'altro appassionante dibattito che abbiamo detto prima al nord, abbiamo parlato di macro regione, abbiamo fatto la lista civica, prima al nord, lista civica, macro regione sono degli strumenti che ti servono per vincere le elezioni, specie in Lombardia dove l'elettore medio soprattutto in queste elezioni che, su cui potevamo fare riferimento noi, era una persona che non è il nostro più accanito secessionista. Noi dovevamo andare a sfondare lì dove c'è il voto moderato. Questo a me non piace, ma è necessario per vincere le elezioni. Ci sono cose brutte che si devono fare per vincere. Una delle cose brutte che bisogna fare per vincere, forse la più brutta, è allearsi col PDL. Ecco. Questa è una cosa che non è solo brutta, è anche molto rischiosa, perché nell'immaginario collettivo noi rischiamo di passare come un qualcosa di centrodestra, mentre la grande forza della Lega è sempre stata la trasversalità tra destra e sinistra. Il terreno politico su cui si è inserito Grillo, che è questo, gliel'abbiamo spiegato noi, questo non ce lo dimentichiamo. E non mettiamoci oggi a ragionare addirittura noi stessi come se fossimo un movimento, un partito di centrodestra. Noi siamo occasionalmente alleati col PDL, occasionalmente da 13 anni, però è una storia d'amore travagliata, però non ci siamo sposati. Io direi di fare questa verifica per capire se ci può essere un matrimonio o no. E riprendo quello che diceva Brignone, meglio un'unione di fatto comunque, quello che diceva Brignone, di convocare i tre consigli regionali, noi li convochiamo in tempi brevi, se il PDL non c'è, siamo noi secondo me che facciamo saltare Lombardia, Veneto e Piemonte e andiamo a dire alla gente, guardate, noi volevamo portarvi le tasse, tenervele sul vostro territorio, le risorse e la possibilità di autodeterminarvi, tutti questi hanno detto no, se non sono tutti deficienti a quel punto potremmo. Quindi io, questa è un'iniziativa che a questo punto direi che... proprio quelle cose che hanno nel PD di depositare le mozioni, però sono già il 17° che la dice, quindi direi che per consuetudine si può dire che è una proposta che esce da questo congresso. E, detto questo, abbiamo un po' detto sulla Lega, il punto è questo. Non basta fare gli spettatori, perché la militanza della Lega ha il brutto vizio di fare la spettatrice. E per 10 anni di governo Berlusconi io ho visto tanti militanti dire va bene niente, va bene niente, quando è che vengono i nostri parlamentari, vengono i parlamentari, va bene niente, va bene, va caldo, va bene. Cioè questo non è l'atteggiamento di un movimento. Noi, e l'ha detto bene Salvini stasera, e stamattina sono un po' stanco, noi dobbiamo incendiare le piazze,